Hey Cooch, ben ritorni dal vostro Andrelink 91 su LBX Little Battlers Experience. Siamo giunti alla fine oramai, credo, di questa avventura dopo... Oddio, da ottobre, quant'è? 9 mesi, ben 9 mesi. Certo, se non l'avessi lasciato sarebbe durata molto di meno, ma non importa. Oramai ci siamo, stiamo per salire a bordo della Saturn e da lì in poi il finimondo, credo, e poi finire il gioco. Penso che nel post-game ci sia da fare la sfida ai ranghi per arrivare al numero 1. Non so se la faccio, ma vedrò insomma cosa c'è da fare oltre quello, ecco. Però ora concentriamoci sulla missione. D'ora in poi i nemici potrebbero arrivare da qualsiasi direzione. State allerta. Ovviamente c'è il pericolo. Area B1F. Certo. Quindi saranno sempre gli scontri da 3 quando ci sono i nemici... pericolosi. Dobbiamo fare quanti piani? Almeno sono preparato, lo so. Vuoi dire che arriva? Is Saturn? You know, I just realized we have to make sure it never leaves the ground or we're toast. Saturn launch in T-minus 30 minutes. Commencing final preparations. I repeat, Saturn launch in T-minus 30 minutes. Commencing final preparations. We don't have much time. Come on. We've got to stop that launch no matter what. E noi ce la faremo? Proviamoci. Basta che non ci fermiamo ogni piano per guardare la Saturn. Però dico, vorrei sapere quanti piani sono, così sono preparato. Ma penso che siano 5, non di più. Già a terzo piano già stiamo praticamente a metà navicella, quello che era Saturn. Io l'ho messo nello scorso episodio, la thumbnail, ci ho messo la Saturn. Ok, ce la facciamo ragazzi, che dite? Ah, qui si salta, ecco, Ah sì, mi attacchi? Guarda, vabbè, allora. Possibile che ci ho sempre altri avversari che non c'entrano niente con me? Vabbè, c'ho... Guardi questo qua, guardi al BX. Ok. Perfetto, vai, non guardo in faccia a nessuno. Quale che sia il mio avversario, faccio tutti fuori. Allora, questo? Ragazzi, è rimasto solo lui, non abbiate paura, dai. Perfetto. Ok, è andato anche questo. Dai, una battaglia veloce ci stava, come riscaldamento. Eccoci qua, dai che il 5 è l'ultimo. E infatti, però no, io non sono mica scemo. Io so che di qua c'è qualcosa, ecco, un passaggio bloccato, certo. Però, c'è sempre un oggetto. Oramai level 5 li capisco come lavorano, dai. Certo, però ora me li aspetto, quindi non è più una gran sorpresa. Mi piace collezionare gli oggetti che trovo. Possiamo prendere questo ascensore per arrivare direttamente al livello meno 60 del seminterrato. Ok, 60 piani. Sembra proprio che sia questa la strada per la sala di controllo. Forza, non c'è tempo da perdere. Bene, scendiamo. Poi, guarda caso, qui c'è l'ascensore e la strada è bloccata. Chissà perché. Ci siamo? Oh yes. Quindi siamo proprio nelle fondamenta. Wow, è un po' più grande di quello che pensavo allora. Sì. Però è bella. È abbastanza accurata nel dettaglio, insomma. I propulsori erano tutti quanti zigrinati. Cioè, in genere queste cose non si bada. Eccoci qui. Dopo un inutile corridoio, qua c'è un altro grandissimo corridoio. Ragazzi, qui la visuale è tremenda. Level 5 non in tutti i giochi ha messo la visuale aggiustabile. Che poi aggiustabile non è il termine esatto, però insomma ci siamo capiti. Bene, dopo questo lunghissimo e grandissimo corridoio incontreremo la vittoria o la sconfitta, la vita o la morte e la ricarica degli LBX principali. Procediamo. Peggio. Ma se andassi qui invece?
Ma vedete, ci sono tantissimi altri punti in cui poter accedere. È vuoto. Ma quindi qui era... quando ero con Justin? Può essere? Eh sì. Quindi ora vedremo anche Dottor Kaido per quello che è. Chissà. Van, che c'è? Perché ti sei fermato? La sala di controllo è di qua. Lo so, ma ho un brutto presentimento. Ed infatti... Van, dietro di te! È una castagna sferica. Oh mio Dio. Che bello. Un nuovo modello di LBX? Non ci credo. Ma dai! Ma perché? AX03, nome in codice Fata. Un altro AX. Avvia intercettazione. AX03. Si tratta della versione potenziata di AX00. Quindi l'hanno ultimata. Conosci questo LBX? Fata è un LBX in grado di muoversi autonomamente. La modalità di emergenza V integrata in AX00 è stata usata come test per la creazione di Fata. Capisco. Quindi questo non è che il prodotto finale dell'esperimento. Non ci sono dubbi. Tra il progetto Fiaba e il sostenitore della nuova Alba e l'LBX Fata c'è un legame. Chissà perché, Fata e Fiabe? Perché usano gli LBX in questo modo? Non è per questo che mio padre li ha creati. È sbagliato. Livello 52, in 3 contro 1. Penso che al 44 ce la facciamo a farcelo, no? Battlestar! Go Odin! Show them what we're made of! Oh però, schiva veloce. Intanto prende danno. Ok, ok, calma, calma, la tensione a terra. Ora! Questo è mio, se non ti dispiace. Beh, di certo non lo farei prendere alla fata. Oh, è veloce a sparare pure, eh! Ma vabbè, allora sono scemo io allora. Vai, presa. Presa sì, cavolo. La stiamo massacrando, ragazzi. Me and the boys. Mai meme sarebbe più appropriato ora. Avanti, cosa succede, mo che sta in fin di vita? Deve succedere qualcosa, perché sennò non è un LBX normale, voglio dire. Vabbè, però ogni volta mi evita. Breaking Blow. Niente? Ma surriscaldato, ma sarà tua madre surriscaldata. Perfetto. No, ancora? Andato. Non ha fatto nulla di che. Era solo di livello 52, neanche tanto forte alla fine. A che serviva? Sto a livello 10, però non posso farci niente. È quella con cui mi trovo meglio. Mi dispiace, ma è così. E di certo non la cambio ora che mi sono ritrovato con l'asta. Oh, attenzione. Che posto è questo? Questa è la sala di controllo del centro ricerche. E allora perché non c'è nessuno? Rina! Lo so, me ne occupo io. No, io conto con un'enfasi sbagliata. Dovrei riuscire ad accedere al sistema di lancio anche da qui. Allora, puoi farlo? Io... l'accesso al sistema di lancio è stato bloccato! Oh no, eravamo così vicini. Non possiamo più fare niente da qui. È probabile che lo stiano controllando da un altro luogo. Dobbiamo capire quale. È bloccato? E così era stata una trappola. No! Lui? La chiamerei una trappola. Consideratelo un piccolo regalo. Alla fine è grazie a voi se tutto è andato secondo i miei piani.
Da qui potrete gustarvi la fine del mondo come lo conosciamo. Mi ha riservato un posto d'onore. Lex, che cosa sta succedendo? Ancora non l'avete capito? Voi tutti non siete stati altro che pedine del mio gioco sin dall'inizio. Creare un androide Dr. Kaido è stata un'idea brillante. Ci siete cascati, vero? Eri tu a controllarlo? Perché? Perché stai facendo questo? Sei un ragazzino ingenuo. Credevo davvero che l'avessi capito ormai. Che senso ha tutto questo, Lex? Sapete? È stato piuttosto divertente. Far scontrare l'OAS e i sostenitori della nuova alba per arrivare alla capsula di platino al Metanoia GX. Vedervi correre come folli nel tentativo di salvare il mondo è stato uno spasso. Ma perché, Lex? Perché hai voluto fare una cosa simile? Ho voluto passare del tempo con voi per capire. Volevo capire se valeva la pena mettere a rischio tutto per salvare questo mondo. Che cosa? Comunque, ora lo so. Non ne vale proprio la pena. Questo mondo è diventato inutile. Per questo voglio darvi un nuovo inizio, come una pagina bianca. I numeri di telefono? Se vuoi ce n'ho un intero blocco di là. Voglio fare in modo che dalle ceneri della nostra società corrotta sorga un mondo migliore. Cosa ti ha portato a odiare il mondo tanto da volerlo distruggere? Se te lo dicessi non farebbe alcuna differenza. Ora mettetevi comodi e preparatevi alla nascita di un mondo nuovo. Per tutto questo tempo Lex è stato il nostro nemico. Che poi tra l'altro io stavo pensando, ma Lex è un po' che non lo vediamo, che cosa è successo? Era solo un nemico. Già. Oh. Non ce l'abbiamo fatta? Begins. E sti cavoli. Sti gran cavoli. Che cosa hai fatto? Impressionante, vero? È il momento dei fuochi d'artificio, ma devo salire a bordo per ultimare il mio piano. Perciò devo proprio lasciarvi. Godetevi lo spettacolo. Non temete, quando tutto sarà finito, la porta si riaprirà. Hai davvero intenzione di andare fino in fondo con il progetto Fiaba? Progetto Fiaba? Parli di quello che si è inventato l'androide del Dottor Kaido? No, ora ho un piano tutto mio. Hai un piano? Ha detto che devi aspettare che esploda tutto. È inutile, Van. La sana è impenetrabile e... dopo che siete entrati qui, io ho cambiato il codice d'ingresso. Nani? Che cosa? Il padre di Van! Papà! Dovevo immaginare che si sarebbe intromesso. Solo una persona avrebbe potuto aprire quella porta. Dottor Yamano. È davvero triste che si sia spinto tanto, Lex. Ma può ancora tornare indietro. Non faccia stupidaggini. Sembra che lei abbia capito qual è il mio piano. Vuole sbarazzarsi in un colpo solo di tutti i grandi capi di stato del mondo. Userà la Saturn per attaccare il summit mondiale che si terrà oggi a End City. Che cosa? Ha capito esattamente, me lo aspettavo da lei, dottore. Ad ogni modo, lei non può più fermarmi. Che cosa le è successo, Lex? Sono sicuro di averglielo spiegato quando lavoravamo insieme. Le dissi che la forza della tecnologia deve essere accompagnata da una solida integrità. Era da un po' che non assistevo a una delle sue lezioni, dottore. Comunque a me non serve integrità. L'ho persa 18 anni fa. Che cosa ti è successo?
In quel momento decisi di fare a meno della morale e di imboccare la strada che mi avrebbe reso un mostro. È il momento strappalacrime. Wow. 18 anni fa si verificò un incidente durante la costruzione di un centro di ricerca sulle nuove tecnologie. Quello fu l'inizio del mio incubo. Secondo alcune stime, le vittime sarebbero decine di migliaia. Questo disastro senza precedenti ha trascinato nella disperazione non solo le vittime, ma anche i loro cari. Il governo ha attribuito la causa dell'incidente alle negligenze dell'impresa di costruzioni. Tutte le responsabilità furono fatte ricadere sull'architetto che aveva progettato la struttura. Quell'uomo era mio padre, Ted Hiyama. E come se le accuse mossero al governo non bastassero, le notizie riportarono di continuo gli attacchi da parte delle famiglie delle vittime. Era quasi insostenibile. Alla fine, mio padre... Non ho fatto niente di male, ti prego di credermi. Furono le sue ultime parole. Avevo solo 10 anni, ed ero visto come il figlio di un assassino. Non andavo più a scuola. La mia famiglia finì in pezzi. Cominciò a odiare il mondo per ciò che mi aveva riservato. Una vita di agonia per me e per la mia famiglia. Solo qualche anno dopo scoprì la verità. L'unico responsabile era Silian Kaido. Poiché era a caccia di favori politici, aveva accelerato il progetto del centro ricerca. È stata tutta colpa sua. Promise a mio padre che avrà ripagato coloro che avevano distrutto la nostra famiglia con la stessa moneta. Da quel momento, ho sacrificato tutta la mia vita per avere vendetta. Lex, non sapevo nulla del tuo passato. Ciò che ti è successo non giustifica le tue azioni. Non riesco proprio a capire, Lex. Tu volevi vendicarti contro Kaido e ora lui non c'è più. Cos'altro desideri? La mia vendetta non è ancora finita. Se lascio le cose come sono, gli stessi errori continueranno a ripetersi. Di cosa parli? Tyler, mentre cercavo le prove che avrebbero infangato la reputazione di Kaido, ho scoperto qualcosa. Si riferisce alla gestione delle guerre, giusto? Che cosa? Lei sa davvero tutto, vero, dottore? Papà! Tutte le guerre che si svolgono oggi nel mondo sono controllate da poche e potentissime nazioni. Per la precisione, sono orchestrate da un gruppo ristretto di potenti arrivisti che agiscono per interesse. Che cosa? Esattamente. Silian Kaido era solo un piccolo artefice delle piaghe che contagiano il mondo. Il problema è ben più complesso. Il mio vero nemico si è rivelato il mondo intero. E così ho avuto un'idea. Se il mondo fosse privato dei suoi capi, le persone dovrebbero pensare più attentamente al proprio futuro. Voglio dare alla gente questa chance, nella speranza che il mondo venga ricostruito secondo un ordine nuovo. Non ci riuscirai! Questo è tutto da vedere. Invierò un messaggio a un nuovo mondo senza leader. Un invito al cambiamento. Che cosa intendi? Lo scoprirete quando avrò concluso la mia missione. Sempre che siete ancora vivi, ovviamente. Oh, che succede? Ora basta parlare. Scusate, ma devo prendere posto. Stiamo per assistere alla meraviglia di un mondo che evolve. Se pensate di fermarmi, preparatevi a rischiare la vita. Senza questa convinzione non avrete speranze. Questa è la missione finale per ciascuno di noi. Ora o mai più. E se ne va. Quindi, che facciamo? Ho contattato i rinforzi. L'Eclipse è atterrata. Dottore, raggiungeremo la Saturn per mezzo dell'Eclipse. Vorrei accompagnarvi. Non possiamo mandare i ragazzi incontro a un tale pericolo e starcene a guardare. Il suo aiuto è ben accetto. Van, andiamo. Non possiamo arrenderci, qualsiasi cosa accada. Sì, insieme possiamo salvare il mondo. Presto, dobbiamo andare nell'hangar e salire sull'Eclipse. Non è ancora finita, ragazzi. Manca poco, ma non è ancora finita. Vediamo un po' però cosa c'è nell'Eclipse. Cioè, all'Eclipse, nell'Eclipse. Aha, qui c'è qualcosa. Ma è un nemico? Ma per forza? Per forza, sì. Bene. Il nemico l'ho abbandonato. Non ho fatto fuga o altre cose. Batteria 2.4.0? Oh, wow. Forza, entra. Non abbiamo tutto il giorno. Scusa. Mamma mia, che tipo.
Questa è la navicella Eclipse, alla faccia. Ah, quelle sono le postazioni per pilotare gli LBX, giusto? Quanti? Ne bastano 6, eh. Questa è l'Eclipse? Sono desolato, ma non ci resta molto tempo. Ma col decollo vi spiegherò il piano. Ora prendete posto. Questa è l'ultima missione dell'OAS. Wow. Perché? A cosa è servito? Poteva essere benissimo fatta a computer, facevate prima. Ecco il piano. Una volta raggiunta la Saturn, rilasceremo gli LBX dall'alto per far risalire a bordo. Saliremo sulla navicella? Dovrete usare le capsule di controllo dell'Eclipse per infiltrarvi sulla Saturn con i vostri LBX. Quindi l'assalteremo, sono eccitatissimo. Sì, se il piano funziona. Grazie all'aiuto del dottor Yamano, che si è intrufolato nel sistema informatico della nuova Alba, siamo in possesso della pianta interna della Saturn. Quindi sapremo sempre dove andare. La prima cosa, dobbiamo contrastare il formidabile sistema difensivo della Saturn, la difesa. Le nostre squadre di LBX in discesa sulla navicella si serviranno dello scudo per difendersi dagli attacchi. Lo scudo? È un sistema di difesa laser realizzato dalla Tiny Orbit secondo la stessa tecnologia dello schermo di luce. Riuscirà a neutralizzare gli attacchi laser almeno temporaneamente. Dopo aver superato la difesa, il nostro obiettivo sarà salire a bordo della Saturn. Entreremo dall'hangar LBX della Saturn. Una volta dentro la Saturn, le nostre unità mireranno ad abbattere la difesa più in fretta possibile. E quando la difesa sarà disabilitata, la Saturn resterà completamente vulnerabile. Allora scatterà la fase 2. Anche se la difesa non sarà controllata, bloccheremo la Saturn dall'interno. Dovremmo fermarla in ogni modo, anche a costo di distruggerla. Non dobbiamo permettere che raggiunga l'obiettivo. Dopo aver placcato la difesa, dovrete dirigervi alla sala di controllo. A poca distanza dovrebbe esserci la cabina di pilotaggio dove si trovano i comandi della Saturn. Perciò dobbiamo cercare la cabina di pilotaggio? Ricevuto. E questo è quanto? Tutto qui? È tutto. Cominceremo l'attacco tra 25 minuti. Dovremmo essere a portata della Saturn fra un quarto d'ora. Approfittate di questo tempo per preparare i vostri LBX. Fatemi sapere quando siete pronti. Chiameremo il nostro intervento Operazione Alba. Questa battaglia assicurerà al mondo l'alba di un giorno di pace. Mi aspetto il massimo impegno da tutti voi. D'accordo! È quasi ora. Bene, Cucciatora, per questo video è tutto, termino qui. Venerdì vedremo se riusciremo a finire LBX oppure se serviranno altri episodi, ma sono fiducioso e penso che con l'episodio di venerdì finirà tutto, ma vedremo. Ad ogni modo, io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Yeah.